Buonasera. Quello che faremo adesso è un po' un rito in qualche modo. Sapete perché? In realtà, una ventina di anni fa, nel 1998, ci fu un incontro qui a Mantova con José Saramago. Mi fu chiesto di parlare con lui, ero piuttosto giovane, e per me fu un bellissimo incontro. E in quella occasione si parlò di un libro che in quel periodo era uscito, che si chiamava Tutti i nomi, e mi ricordo che Saramago raccontò che da non molti anni aveva lasciato il Portogallo, perché un suo libro che si chiama Il Vangelo secondo Gesù Cristo era stato censurato in Portogallo, ed era andato a vivere in un'isola spagnola che si chiama Lanzarote, che è un'isola forse la più isolata delle Canarie, un'isola ventosa, un po' desertica, difficile, rude, affascinante naturalmente, e c'era andato perché in quegli anni lui aveva conosciuto, frequentato, sposato una persona che la persona che sta qui accanto a me, che si chiama Pilar Del Rio, e che saluterei con un applauso. Non stava previsto. E siccome, sapete, prima scherzavamo a cena, dicevamo è successa una cosa strana nella vostra vita, perché un portoghese come Saramago è andato a vivere in Spagna e una spagnola come te, come Pilar, è andata a vivere a Lisbona, perché lei vive spesso, frequentemente a Lisbona, sapete, come un chiasmo, no? Una figura retorica in cui le parti si invertono. Io credo che tutti quanti se lo ricordano Saramago, vedete c'è questa copertina di questo libro di cui parleremo stasera, no? Lo vedete in questo luogo che è appunto Lanzarote, il vento, i capelli scompigliati, una persona alta, decisa, vedete che c'è l'ombra che lo segue qui, è una foto di un fotografo importante questa qui, è una foto di Sebastiano Salgado, è una foto anche, come devo dire, vibratile, no? Drammaticamente vibratile, in bianco e nero, con tutti i grigi delle colline attorno. E dunque dicevo che quello di stasera è un po' un viaggio nel tempo, perché è come se noi lungo lo scorrere del tempo ogni tanto ci incontrassimo. Con Pilar ci siamo incontrati un'altra volta presentando sempre qui a Mantova un film che racconta della loro storia, e oggi siamo qui a parlare di un libro curioso, un libro che ha a che fare con Lanzarote, perché è il sesto dei quaderni di Lanzarote, ed era un quaderno che era volato via, disperso, perduto, vedete di nuovo il tempo, si era infilato in un buco nero del tempo. Pilar dice nella sua introduzione, che si intitola Il limbo e i dischi rigidi del tempo, dice che insomma si era perduto dentro il buio elettronico di un computer. Saramago aveva cambiato computer in quell'anno, e questo sesto diario di Lanzarote, questo sesto quaderno, si era involato dentro il buio, non c'era più. E poi è venuto fuori, come vengono fuori tutte le cose che esistono, perché se una cosa esiste prima o poi torna. Le cose del mondo, no? Le cose del mondo. Voi vi ricordate che noi siamo italiani e abbiamo dentro la nostra letteratura un grande poema che è l'Orlando Furioso, no? Di Ariosto. No? Vi ricordate il senno che finisce sulla luna, no? Il senno. Le cose non si perdono, le cose esistono, perché esiste il tempo. E nelle curve del tempo le cose tornano. E questo libro è tornato.
ed è tornato a ricordare quell'anno, il 1998, perché il diario dell'anno del Nobel è l'anno in cui il 13 settembre Saramago si trovava a Mantova e poco dopo, una settimana dopo, 10 giorni dopo, seppe che aveva vinto il premio Nobel. Per cui, vedete, questa è la cornice dentro la quale avviene il racconto che noi proveremo a fare con voi stasera e insieme a Pilare. Innanzitutto, quanti anni aveva Saramago quando tu l'hai conosciuto? Sai perché ti faccio questa domanda? Poi ti rispondi. Ti faccio questa domanda perché in questo diario, da questo diario si evince una cosa un po' particolare. Che questo scrittore, che è diventato uno scrittore, e lo era già anche prima del Nobel, badate bene, perché questo è un diario che si svolge per gran parte prima della nomina al Nobel, questo scrittore che era tradotto nel mondo, che era ricercato dagli editori, a cui si chiedevano le conferenze, che riceveva centinaia di lettere di lettori quotidianamente alle quali cercava di rispondere, era diventato, a suo parere, come lui dice in questo libro, uno scrittore tardivamente, era diventato uno scrittore a 60 anni, cioè l'età che ho io adesso. E tra l'altro penso che per molti di noi è una cosa particolare pensare che a 60 anni si possa cominciare una nuova vita espressiva, no? È un da fiducia. Ma per quello ti chiedevo quanti anni aveva quando l'hai conosciuto. Claro. Eso significa que tengo que decir la edad que tengo. Questo significa che devo dire qual è l'età che ho. No, noi non te la chiediamo perché noi siamo, come si dice, aiutatemi, insomma, capiamo l'età, ma non la chiediamo, no? Saramago tenía 63 y por esas cosas del destino, para que la cifra fuera bonita, yo tenía 36. ¿Entendés? 36. Capicuo, tenía que dar bien. Vedi che la figura del, scusa se ti interrompo, però dice, la figura del chiasmo è importante, 36-63, Portogallo-Spagna, Spagna-Portogallo, vedete come si intrecciano le cose, scusa se ti ho levato la parola. Saramago ne aveva 63 di anni e le cose del destino sono così, e perché questo numero insieme all'altro fossero combinati bene, il risultato fosse bello, io ne avevo 36. È vero che la età di antes no tenía que ver con la edad de ahora. Ahora una ragaza de 36 es como un adolescente. Les aseguro que entonces éramos ya personas curtidas, con mucho trabajo, ya tenía un matrimonio deshecho, un hijo ya crecido, y un final de una dictadura trabajada, una recuperación de la democracia hecha con mucho entusiasmo. Éramos personas adultas y Saramago era un hombre de los pocos portugueses que miraba a España. Porque en líneas generales los portugueses miran a Francia, que era la patria de la cultura, o entonces algunos, por otras razones, a Londres. E vi posso garantire che a quei tempi l'età non era quella che è oggi. Oggi a 36 anni una ragazza è quasi un adolescente. Allora no, eravamo già persone toste, già persone fatte. Nel mio caso avevo un matrimonio che già era stato superato, un figlio già grande, la fine di una dittatura conquistata duramente, il recupero della democrazia recuperata con grande entusiasmo, eravamo già degli adulti quindi. E Saramago era uno tra i pochi portoghesi che guardava verso la Spagna, perché spesso i portoghesi guardavano o verso la Francia, perché patria culturale, oppure per altri motivi verso Londra.
Avete capito che questo è un piccolo, no? È una piccola tappa dentro questo racconto del tempo. Questo libro che compare dal computer, che poi viene stampato dalla Feltrinelli, che si chiama Diario dell'anno del Nobel, via di seguito, è un libro fitto, ricco, stratificato, pieno di, per esempio, di risposte ai lettori. No, ci sono tante lettere dove lui risponde ai lettori. E la cosa che colpisce di più quando vi capiterà di leggere, credo che sarete d'accordo su questo, è la voce di una persona che si interroga continuamente attraverso gli stimoli che gli altri gli danno su se stesso. Cioè uno che continuamente dice: io ho scritto questi libri, ma perché li ho scritti? Allora, per esempio, a un certo punto dice una persona che lo intervista, gli dice: ma si sa che lei scrive i libri spesso partendo da un titolo, no? C'è una risposta, adesso non so se la trovo subito, dove lui spiega perché succede questa cosa qua, no? E a un certo punto dice, vedi, 60 anni si devono cambiare gli occhiali, mannaggia. 70? Progressivo. Mi hai fregato, eh? A 70, però è pure bello cambiarli. Progressivi. È vero che tutti i suoi libri sono partiti da un titolo? È stato così praticamente con tutti, lui risponde. Sono stati titoli dati, non so da chi, non so per quale motivo. L'anno della morte di Riccardo Reich è nato a Berlino. Ero andato lì con un gruppo di scrittori e un pomeriggio sul tardi, stanco, mi sdraio sul letto, in quel momento quasi mi piovono giù dal soffitto queste parole: l'anno della morte di Riccardo Reich. Tra l'altro non so se ve lo ricordate, faccio una piccola chiosa. Riccardo Reich era un eteronimo di Pessoa. E dovete pensare che in una letteratura come la letteratura portoghese, che ha avuto l'apparizione misteriosa e lampante, lampeggiante, postuma, perché sapete che quando è morto Pessoa non era uscito quasi nulla, no? Ecco, di uno scrittore come quello, che si è inventato un'intera letteratura, perché sapete che gli eteronimi di Pessoa sono degli scrittori ai quali lui dava un nome, un'identità e un'opera. E la genialità di Saramago sta nel fatto che lui dà non solo un'identità, un nome e un'opera a Riccardo Reich, che era un eteronimo di Pessoa, ma lo fa vivere un anno in più. Capite? Quello è la bellezza di quel libro, l'anno della morte di Riccardo Reich. Ecco, lui dice: mi appare così, il Vangelo secondo Gesù Cristo? Quello è nato da un'illusione ottica a Siviglia, tra l'altro Siviglia è la città dove è nata Pilar. Attraversando una strada, mentre andavo verso un'edicola di giornali e riviste, in quell'insieme di titoli e titoloni mi parve di leggere il Vangelo secondo Gesù Cristo. E tornai indietro. In effetti non c'era nessun Vangelo, né Gesù né Cristo. Se avessi avuto una vista buona, ahimè, se non fossi miope, probabilmente quel libro non esisterebbe. Vedete che non fa male avere tanti occhiali. Cecità nasce in un ristorante. Sto lì seduto, aspettando di essere servito, e in quel momento, senza alcun motivo, penso: e se fossimo tutti ciechi? È vero che tutti i nomi è nato in Brasile? È nato quando sono andato a ricevere il premio, così nel 96, l'aereo stava scendendo verso l'aeroporto di Brasile, all'improvviso mi viene in mente questo: tutti i nomi. Non c'è mai niente di definito, tutto compare come idee vaghe che passano, e alcune mi sono state talmente chiare, o almeno insinuanti, che mi hanno permesso di dire: questo significa qualcosa. Poi è faticoso trovare una strada per arrivare dove voglio. Tutti i nomi, per esempio, è stato piuttosto complicato e probabilmente non esisterebbe se non avesse coinciso con la ricerca dei dati sulla vita e la morte di mio fratello. E via di seguito. Vedete, qui ci troviamo davanti
a una confessione, no? A uno che ti racconta, un laboratorio, come un pittore che ti dice: guarda, uso questo tipo di colore e lo faccio in questo modo, no? Lui ti dice che il suo, almeno in questa intervista, che il suo, la sua pulsione immaginativa iniziale era quella di avere dei nomi, dei titoli, e dai titoli far diventare quei titoli dei libri. Adesso, Pilar, aiutaci un po' a decifrare meglio questo passaggio, perché naturalmente gli scrittori, sapete, dicono tante cose. Potrebbe anche esserci un'intervista, che magari qui non c'è, in cui Saramago dice il contrario, no? Potrebbe essere legittimo. Aiutaci a entrare di più in questo laboratorio della cui porta lui apre una stanza. Y si, come si diria in italiano, y si domani lloviera, per esempio, y si, come si diria? E si no muriéramos nunca, nace Intermitencias da Morte. Y si la península ibérica se desprendiera de Europa y fuera navegando hacia el sur y remolcara a la Europa vieja y la encontrara con otras realidades de igual a igual, la sátira de Pietra. Y si, si fuéramos ciegos, y si Jesucristo no fuera Dios, y si Jesucristo fuera un profeta que consigue ver qué va a ocurrir en su nombre y decide morir como una persona que se subleva y no se funda una religión con su nombre, nace el Evangelio según Jesucristo. Doy más ejemplos, pero pobre. Poverela. No he entendido el primer ejemplo, si nunca muriera. ¿Y si la muerte no matara nunca más? El libro se llama Intermitencias da Morte y arranca de la siguiente forma. Al día siguiente no murió nadie. Ah, ok. ¿Y si no morissimo mai? Intermittenza della morte, che comincia così, l'incipit è il giorno dopo non morì nessuno. E se la penisola iberica si staccasse dal resto dell'Europa e rimorchiasse la vecchia Europa in un altro luogo in cui si trova di fronte a un continente che l'assomiglia, questa è la zattera di Pietra, e se fossimo tutti ciechi, cecità, e se Gesù Cristo non fosse Dio, se Gesù Cristo fosse un profeta che vede quello che succede in suo nome, nel suo nome, se vede le decisioni che vengono prese in suo nome, se decidesse quindi di semplicemente morire come uno che si solleva contro quello che viene fatto in suo nome e quindi non accettasse che questo venisse fatto. E in questo caso il libro è Il Vangelo secondo Gesù Cristo. Y si no existieran fábricas de armas en el mundo, no habría conflictos armados, no se provocarían guerras en Siria, en Libia o en cualquier otro lugar, porque no habría la necesidad de consumir las armas que fabricamos. Por esa pregunta nació este libro, Alabarde, Alabarde, que es un libro sobre la ética de la responsabilidad y que es un libro que Saramago abordó sabiendo que le quedaban meses de vida en el mejor de los casos y que efectivamente
non consiglio terminare. E se non esistessero più le fabbriche delle armi, e se non ci fossero quindi più i conflitti e quindi non ci fossero più le guerre in Siria, in Libia o in nessun luogo, perché non sarebbe più necessario, se non esistessero le fabbriche di armi, consumare le armi che vengono prodotte? Da questo e se è nato il libro Alabarde, che è un libro che investiga e affronta il tema dell'etica della responsabilità, e che Saramago ha cominciato a scrivere sapendo che gli restavano nel migliore dei casi soltanto pochi mesi di vita, che infatti non ha concluso. Pilar diceva prima non l'ha concluso, però questo è un libro chiuso, concluso, no? Tu mi hai detto ci sono solo i primi quattro capitoli, però il libro c'è tutto, no? E, vedete, un altro tassello quindi, dai titoli ai sé, no? I titoli che fermentano nell'immaginazione, che chiedono di diventare libri, i sé, la possibilità di qualcosa che potrebbe esserci come non potrebbe esserci. Saramago è, io penso che se siete qui siete lettori suoi, no? Avete letto dei suoi libri, almeno uno dei suoi libri, e vi ricorderete che i suoi libri hanno un andamento un po' particolare, perché per esempio quello che si chiama il discorso diretto, le virgolette, nei libri di Saramago non ci sono. Se voi leggete Memoriale del convento, L'anno della morte di Ricardo Reis, dovete ambientare gli occhi in una pagina tipograficamente diversa dalle pagine che siamo abituati a trovare, no? E qual è la particolarità? La particolarità sta nel fatto che lui metteva la virgola e faceva parlare i personaggi, no? In genere il canone degli scrittori è che si mettono due punti, si aprono le virgolette, non so, il dialogo di Hemingway, no? Il classico dialogo di Hemingway, che è il dialogo che ha influenzato molti scrittori nel dopoguerra anche in Italia, no? È un dialogo in cui dice, sai, sto per partire, disse il personaggio. Ah, sai, domani andrò, disse, no? Invece in Saramago c'è una, lasciatemelo dire, prodigiosa capacità di intonare le voci. Per cui noi lettori ci troviamo davanti a qualcosa che, se fosse stato scritto da qualcun altro, sarebbe stato un guazzabuglio, non ci saremmo più orientati. E invece la cosa curiosa è che ogni volta che un personaggio prende la parola, tu lo riconosci. E dice Blimunda, Baltasar, no? Sai esattamente chi sta parlando, anche se non ci sono le indicazioni tipiche che aiutano il lettore a riconoscere chi sta parlando. Ora, questa cosa è una cosa che, sapete, tutte le invenzioni tecniche hanno un sostrato poi spirituale, non sono solo, se fossero solo delle invenzioni tecniche rimarrebbero lì, no? Ma invece io credo che in questa sua capacità di intonare le voci ci fosse come una percezione polifonica del mondo, chiamiamola così, come una polifonia, no? Voi sapete che nella letteratura moderna, che si inventa una tecnica, diciamo, in cui il personaggio parla anche se pensa, così è Joyce con un monologo interiore, no? E questo è come se Saramago l'avesse portato alle estreme conseguenze, questa invenzione, perché sapete che gli scrittori, c'era uno scrittore, non so se te lo ricordi Pilar, c'era uno scrittore che si chiama Edward Foster, quello di Camera con vista, che in alcune sue conferenze sul romanzo dice: io mi immagino che tutti gli scrittori del mondo stiano scrivendo contemporaneamente, seduti allo stesso tavolo, gomito a gomito. Ed è così, se ci pensate, la letteratura fulmina e fa battaglia rispetto alle sincronie, no? Gli storici della letteratura ti dicono: viene prima Dante, poi viene Shakespeare. Foster dice: no, guarda che Dante, Shakespeare, Cervantes, fino ad arrivare a Diderot, Rabelais, guarda che erano lì, scrivevano insieme gli stessi libri e si toccavano i gomiti mentre scrivevano. Saramago aveva questa idea, secondo me, l'aveva implicita nei suoi personaggi. Nel discorso che lui fa quando gli danno il Nobel, lui dice: io sono un apprendista che impara dai propri personaggi. Che significa?
Pues significa que José Saramago no nació para ser escritor. Saramago nació en una familia de analfabetos. El padre sabía leer y escribir porque fue a la Primera Guerra Mundial y le enseñaron en el ejército. Único caso de utilidad de una guerra. Y, claro, Saramago nació en una aldea. Cuando a la vuelta de la guerra el padre se decide trabajar en Lisboa, busca trabajo, imaginen qué gran trabajo encuentra. Policía del régimen. Policía del tope más bajo de policía de los que están en la calle. Ellos vivían en habitaciones alquiladas en pisos compartidos, padre, madre e hijo. Saramago estudió la básica, no fue a la universidad, tal vez no porque no tuvieran dinero, sino porque los hijos de los trabajadores tan pobres no iban a la universidad. Entonces Saramago no fue a la universidad. Lo prepararon para cerrajero mecánico, sea lo que sea eso, no lo sabemos nadie. Es decir, para arreglar las máquinas, y ahí tenía que haber acabado su vida. Y ahora te voy a contestar. Significa que José Saramago non è nato per essere uno scrittore, veniva da una famiglia di analfabeti, i suoi genitori erano analfabeti, il padre in realtà aveva imparato a leggere e a scrivere perché aveva fatto la Prima Guerra Mondiale ed era quindi entrato nell'esercito e gli avevano insegnato, è l'unico caso di utilità della guerra. Saramago era nato in un paese, aveva appunto padre, la madre, il suo padre era tornato dalla guerra e come lavoro, pensate un po', aveva trovato quello di poliziotto del regime, quindi poliziotto proprio a livelli più di base, di quelli che stanno per strada. Vivevano in alcune stanze in un appartamento condiviso, padre, madre e figlio. Lui aveva fatto gli studi elementari, però non aveva fatto l'università, e non tanto perché non avessero soldi per pagargli gli studi universitari, ma perché i figli di lavoratori così poveri non andavano a quei tempi all'università. Quindi aveva fatto una scuola tecnica per diventare meccanico, doveva aggiustare le macchine e così si sarebbe conclusa la sua vita. Entonces Saramago siempre había querido ser escritor porque era muy malo mecánico de automóviles. Muy malo. Tra l'altro non guidava. Lui faceva il meccanico ma non guidava. No, lo mandaron a hacer las cuentas, a las oficinas. Máquina que tocaba, máquina que se quedaba peor. Él no tenía carné. Entonces, ya trabajaba como en un escritorio, ya podía llevar gravata, en definitiva, de escritorio en escritorio, llegó a una editorial. En la editorial, y él siempre leía, en bibliotecas públicas, siempre leía, todos los días de su vida, 12, 13, 14 años leía. Y de repente, cuando quiere ser escritor, decide que quiere escribir un libro que se titularía en portugués Levantado do chão, y que en italiano se llama Una tierra llamada Alentejo.
Quindi a un certo punto ha deciso, o meglio, in qualche modo il destino l'ha spinto verso il fatto di essere scrittore, perché come meccanico era pessimo, le auto che doveva riparare, le macchine che doveva riparare in realtà funzionavano ancora peggio dopo il suo intervento, e quindi lo misero in un ufficio, e poi in ufficio quindi ha cominciato a vestirsi un po' meglio, andarci con una cravatta, e passando da ufficio a ufficio alla fine ha cominciato a lavorare in una casa editrice. Ma in realtà Saramago leggeva tantissimo sempre, andava nelle biblioteche pubbliche, leggeva anche quando aveva 12, 13 o 14 anni, tutti i giorni della sua vita leggeva, e quando quindi ha deciso di diventare uno scrittore ha scritto un libro che in portoghese è Levantado do Chão, e in italiano è stato tradotto Una terra chiamata Lentejo. E ora già la risposta concreta. Para escribir ese libro se fue a Lentejo y oía contar las historias a los campesinos sin tierra. Se llaman cittadinos, ¿no? Los campesinos. Sí, sí. Los contadini. Sin tierra. Y era una historia y otra historia de personas que trabajaban de sol a sol por un pequeño soldi que daba para comer pan y tal vez en una boda para matar una gallina. Y hombres y mujeres trabajando en la tierra, 900. Y es un siglo de historias de hombres, de mujeres, de hijos que nacen y que no van a tener mejor fortuna porque viven sometidos al latifundio. Y cuando Saramago se pone a escribir esa historia, comienza normal, comienza con un estilo literario sobrio, limpio, respondiendo a los cánones. Y hacia la página 40 se le impone algo que él no percibe. Y es la voz de los personajes. El campesino A entra y el campesino B entra. Y la campesina C entra. Y cada uno tiene su historia y cada uno tiene su voz. Y Saramago los está oyendo. Y sin darse cuenta, los está escribiendo. Y ocurre que cuando termina ese prodigio literario, descubre que ha escrito una cosa que no estaba prevista y tiene que volver a escribir las primeras 40 páginas. Para escribir esas primeras 40 páginas que eran su voluntad, de acuerdo con lo que la narración impuso, la voluntad de los personajes. Bravo. ¿Has dicho tú? Bravo, bravo. Adesso per venire alla risposta concreta, in realtà dovette andare in Alentejo per scrivere questo libro, e in Alentejo ha incontrato quindi le storie dei contadini senza terra, ha ascoltato le storie di un contadino e poi di un altro, quindi ha capito come funzionavano questi personaggi, ha capito che queste persone lavoravano dall'alba al tramonto, guadagnando pochissimo, essendo molto poveri, mangiando soltanto del pane spesso, o magari riuscendo, in caso in cui ci fosse un matrimonio, a uccidere una gallina e mangiare un po' di carne. Quindi ha sentito tutte le storie di questi uomini, di queste donne che lavoravano la terra nel Novecento, poverissime, e persone, quindi, che donne e uomini che poi avevano dei figli che non avevano miglior fortuna di loro, perché erano tutti sottomessi alla legge del latifondo.
Quindi quando ho cominciato a scrivere questa storia l'ho fatto con uno stile letterario molto sobrio, molto pulito, secondo i canoni, è arrivato fino a pagina 40 in questo modo. E poi è accaduto qualcosa che lui non riusciva a percepire bene, cioè ha cominciato a sentire le voci dei personaggi. È arrivato il contadino A ed è entrato, è arrivato il contadino B ed è entrato, è arrivata la contadina C ed è entrata e ognuno arrivava con la propria storia e con la propria voce. Lui ha cominciato ad ascoltare queste voci e ha cominciato a scrivere in un altro modo, quasi senza rendersene conto. E quindi in questo modo è riuscito a scrivere questo prodigio letterario, scoprendo una cosa che non era prevista. E quando è arrivato fino in fondo a questo racconto, a questa narrazione, ha deciso che ricominciava a scrivere le prime pagine, ha ricominciato a scrivere le pagine, le prime 40 pagine. E a quel punto è emersa proprio la sua volontà che era quella di far parlare i personaggi e quindi seguire la narrazione secondo questo nuovo modo di scrivere, seguendo la volontà dei personaggi. Nella nostra letteratura c'è un esempio molto potente di questa cosa. Noi abbiamo la nostra letteratura, sia nel teatro che nella letteratura, abbiamo Pirandello, voi vi ricorderete i sei personaggi in cerca d'autore, no? L'irruzione di quel testo nel teatro, che cosa è successo. Quindi quello che ci racconta Pilar noi lo possiamo anche tradurre facendolo nostro in maniera ancora più intima. Nel libro c'è un passaggio che consuona molto bene al racconto così ben scandito. Avete sentito che anche Pilar è una narratrice, no? Con tutti i tempi. Dove lui dice così, sentite, è proprio il discorso al Nobel, dice: l'uomo più saggio che ho conosciuto in tutta la mia vita non sapeva leggere né scrivere. Alle 4 del mattino, quando la promessa di un nuovo giorno era ancora in terre di Francia, si alzava dal giaciglio e andava nei campi a pascolare una mezza dozzina di scrofe la cui fertilità era il nutrimento per sé e la moglie. Salto. Tante volte aiutai questo mio nonno Ieronimo nei suoi andirivieni da pastore, tante volte zappai la terra dell'orto accanto a casa e spaccai la legna per il fuoco. Tante volte, girando e rigirando intorno alla ruota di ferro che azionava la pompa, attinsi l'acqua dal pozzo comunitario e la trasportai a spalle. Tante volte, di nascosto dai guardiani delle messe, andai con mia nonna, sempre all'alba, armati di rastrello, cestino e corda, a raccogliere fra le stoppie quel po' di paglia che fosse rimasto da utilizzare per la lettiera del bestiame. E a volte, vedete com'è? Altro che scuola, altro che università, altro che officina dove riparare le macchine. Qua c'è l'iniziazione. E a volte, nelle calde notti d'estate, dopo la cena, mio nonno mi diceva: cos'è? Oggi andiamo a dormire tutte e due sotto il fico. C'erano altri due alberi di fichi, ma quello sicuramente, perché era il più grande, era il più antico, e sempre il solito, era per tutti noi due di casa, il fico. Più o meno per antonomasia, un termine erudito di cui solo anni dopo sarei venuto a conoscenza e avrei compreso il significato. E guardate qua, qui questo è un passaggio commovente, bellissimo, dove si capisce che i narratori vengono al mondo per trasmissione di telluricità di voce, voce che entra in un corpo e si accasa in un altro. Nella quiete notturna, fra i rami degli alberi, mi spuntava una stella e poi lentamente si nascondeva dietro una foglia. E quando io volgevo lo sguardo altrove, proprio come un fiume che scorre in silenzio nel cielo concavo, appariva il chiarore opalescente della Via Lattea, il cammino di Santiago, come ancora lo chiamavano in paese. Fintanto che il nonno non arrivava, la notte si popolava con le storie e le avventure che mio nonno mi raccontava, leggende, apparizioni, paure, episodi particolari, morti antiche, parole di antenati, un instancabile vocio di memorie che mi teneva sveglio e insieme mi cullava dolcemente. Non ho mai scoperto
se mio nonno si interrompesse quando si accorgeva che mi ero addormentato o continuasse a parlare per non lasciare in sospeso la risposta alla domanda che invariabilmente gli facevo nelle pause più prolungate con cui deliberatamente intercalava il racconto. E poi forse ripeteva a se stesso le storie, magari per non dimenticarle, o chissà per arricchirle con nuove peripezie. A quella mia età e a quel tempo di noi tutti, neanche a dirlo, immaginavo che mio nonno Geronimo fosse il signore di tutta la scienza del mondo. Quando alle prime luci del mattino il canto degli uccelli mi svegliava, lui non c'era più. Era già andato nei campi con i suoi animali, lasciandomi a dormire. Allora mi svegliavo, mi alzavo, ripiegavo la coperta e scalzo, in paese ho sempre camminato scalzo fino ai 14 anni, con qualche filo di paglia ancora tra i capelli, passavo dalla parte coltivata dell'orto all'altra, dove c'erano le porcilai accanto a casa. Saben, voy a contar una confidencia. Uno de los momentos más emocionantes de la vida de José Saramago fue cuando recibió un mail de una amiga, una lectora, todavía no la conocíamos, la conocimos después, de Puerto Rico, que había leído el discurso del Nobel y la historia de Jerónimo, el abuelo de José Saramago. Que tú no has contado el final, pero deberías leer las cinco líneas donde se cuenta cómo fue la despedida de Jerónimo cuando tenía que ir al hospital y él intuyó que iba a morir. ¿Quieres contarlo? ¿Quieres leerlo? Lo has perdido. Vuoi che lo cerco? Bueno, no. Lo cuento io. Si è perduto, perché questo libro sta fatto di perdite, quindi vale. Si è perduto di nuovo. Non importa. No, lo trovo se vuoi. No, io lo voy a contar peor, pero lo voy a contar. Entonces el abuelo estaba enfermo, lo iban a llevar al hospital más cercano, en su aldea, en Aciñaga, no había hospital, y el abuelo, antes de entrar en la ambulancia, salió al huerto pícolo y abrazó a los árboles que le habían dado sombra toda la vida. Y se fue despidiendo uno por uno de los 6, 7 u 8 árboles que tuviera. Pues el momento emocionante que decía de Saramago es que en Puerto Rico iban a talar un bosque de árboles maravilloso para construir apartamentos de lujo, porque era una zona verde impresionante. Y cientos de personas se ataron a los árboles con una gran pancarta que decía: "Todos somos abuelos de José Saramago". Y no talaron los árboles. Vi farò una confidenza. Uno dei momenti più emozionanti della vita di José Saramago è stato una volta che ha ricevuto una mail da parte di una lettrice di Puerto Rico, una lettrice che a quel tempo ancora non conoscevamo, l'abbiamo conosciuta più tardi, che aveva letto il suo discorso al Nobel. E rientro quindi sul racconto del nonno Geronimo, perché è importante, lui non ha letto l'ultima parte di questo racconto, ma ve la racconto io, che è il saluto di Geronimo quando lui si accorse che mancava poco a morire. Infatti questo nonno era malato e fu
preso per essere portato, accompagnato nell'ospedale più vicino al paese in cui viveva, in quel paese l'ospedale non c'era, arrivò un'ambulanza e prima di salire sull'ambulanza lui andò nel suo piccolo orto e abbracciò uno ad uno gli alberi che gli avevano fatto ombra per tutta la vita. Li abbracciò uno dopo l'altro, questi 6-7 alberi, e si congedò da ognuno di loro. Quello è stato uno dei momenti più emozionanti nella vita di José Saramago. E appunto, quando poi gli è arrivata questa mail da parte di questa sua lettrice di Puerto Rico, nella mail si raccontava che c'era una zona molto verdeggiante a Puerto Rico in cui c'erano alberi bellissimi e questi alberi sarebbero stati abbattuti per costruire un quartiere di appartamenti di lusso. E quindi centinaia di persone andarono in questa zona, in questi, appunto dove c'erano questi alberi, e abbracciarono questi alberi e fecero una sorta di manifestazione con dei manifesti in cui c'era scritto «Siamo tutti nonni di José Saramago» e gli alberi così non furono tagliati. «23 agosto 1998. Fra una settimana esatta partirò per Buenos Aires e Montevideo, dove, oltre alle interviste di sempre, presenterò tutti i nomi. Intanto stanno arrivando dalla capitale argentina notizie del tutto inattese. Le madri di Plaza de Mayo mi chiedono di registrare una poesia per un video in omaggio ai 20 anni della loro lotta. Sono invitato a tenere nel Museo Fernandez Blanco quella che chiamano una classe pubblica sui diritti umani, commemorando il 50° della relativa dichiarazione. E più sorprendente del resto, l'intenzione che hanno da quelle parti di dichiararmi visitatore illustre della città di Buenos Aires. Puntini sospensivi. Da uno sgomento all'altro. Da uno stupore all'altro. Mentre Mafra mi nega il semplice grazie della gente di Buoni Natali, Lanzarote mi proclama suo figlio adottivo e Buenos Aires mi definisce illustre. Il mondo è gambe all'aria. Quello che dovrebbe essere non è, e quello che è non ha chiesto se doveva essere. Questa è una notazione che fa capire come questo narratore nativo, questo narratore abbeverato sia alle fonti degli antenati, è entrato in relazione con il mondo contemporaneo, con le difficoltà del mondo contemporaneo. E c'è un passaggio in questo libro dove lui dice, incalzato da una domanda di un intervistatore, l'intervistatore gli chiede: «I suoi libri offrono una visione dell'inquietudine contemporanea. Cos'è che teme di più in questa fine di millennio?» Risposta: «La fine del millennio è un mero accidente del calendario. Ciò che sta finendo, di fatto, è una civiltà. Paul Valéry non immaginava fino a qual punto avesse ragione quando scrisse: "Noi, civiltà, ora sappiamo di essere mortali. Avremmo dovuto saperlo anche prima, se fossimo stati capaci di imparare dal passato. Il tipo di uomo che ha cominciato a definirsi nell'epoca dell'illuminismo è in via di estinzione. Cosa verrà dopo di lui, non lo so. Penso, tuttavia, che nei tempi che si avvicinano per me non ci sarebbe posto." Ecco, queste sono parole che fanno anche un po' tremare, se ci pensate. Nei tempi che si avvicinano, per me non ci sarebbe posto. In realtà, se continuiamo come stiamo continuando, non ci sarà posto per nessuno di noi. E saremo degli invitati molesti, qualcuno che forse gli si darà lo strapuntino, ma non saremo del tutto. E dunque, pensate a questo cortocircuito, no? Il grande raccontatore di storie, che nello stesso tempo è anche quello che ci avverte di qualcosa che sta succedendo, che è già successo, e quando dice Paul Valéry non sapeva, che aveva mille volte ancora più ragione di quello che pensava, che potesse pensare, ci sta dicendo qualche cosa, che è qualche cosa di intimo anche dal punto di vista espressivo. C'è un altro passaggio nel diario dove lui dice: «Io penso di non accontentarmi solo di raccontare delle storie.
Mi piacciono le storie, ma non sono solo le storie che mi interessano. Vediamo se lo trovo il passaggio, vediamo se non è sparito, ma ce l'ho qua. Lui dice, in fondo, probabilmente, pensate, noi abbiamo raccontato quest'uomo, no? Siamo più o meno verso la fine del nostro incontro, abbiamo raccontato quest'uomo che per noi è il narratore per eccellenza, no? Dice lui, in fondo, probabilmente non sono un romanziere. Sono un saggista, sono uno che scrive saggi in cui ci sono dei personaggi. Credo sia proprio così, ognuno dei miei romanzi è il luogo di una riflessione su un determinato aspetto della vita che mi preoccupa. Invento storie per esprimere preoccupazioni, interrogativi. Ecco, ce ne fossero, no? Di persone che ci mettono sull'avviso con tale talento immaginativo. E ce ne fossero di persone, io chiuderei, diciamo, noi abbiamo dei tempi, ci hanno detto che naturalmente c'è spazio per le vostre domande, chiuderei in questo modo, Pilar, con una frase che lui ha scritto in maniera oggettiva e che oggi noi tutti dedichiamo a te. Perché lui dice... A un certo punto parla di tutti i nomi, e dice, parla di Blue Moon, di Blimunda, di Balthazar, dice, non hanno avuto bisogno di cercare loro due, è stato l'amore a trovarli, ma la vita è piena di persone che cercano disperatamente, o peggio ancora senza sapere di essere disperate, e non trovano. Per dire queste cose elementari, forse c'era bisogno di uno come me, che ero andato proprio in cerca dell'amore e che l'amore ha finito per trovare quando ormai era perduta ogni speranza. Eccola qui, lo dedichiamo a lei questa parola. Esto no puede quedar así. Ese es un final muy dramático, pero no. Me niego. Saramago era un creador, como has dicho. Ed era molto ironico, hai ragione. Era un ensayista, escribía las historias que conocemos, tenía dentro la urgencia de cumplir y de comentar la importancia de la ética, de la responsabilidad. Saramago decía que valemos mucho más de lo que creemos y podemos más de lo que imaginamos. Valemos más de lo que creemos, podemos más de lo que imaginamos. Lo dijo en multitud de ocasiones y también lo dejó por escrito. La ética de la responsabilidad, si hay que reducir a algo su obra. Para él, los lectores eran tan importantes que sin ningún tipo de espiritualidad ni de religión, con un mandato humano, él decía siempre, el otro es como yo y tiene derecho a decir yo. Y oía todas las respuestas y oía todas las cuestiones. Tal vez por eso sus libros aborden tantos proyectos, tantas iniciativas, tantas tendencias. El otro es como yo, tiene derecho a decir yo. Y en fin, decía que los ciudadanos, los seres humanos, nos distinguimos, para traducir la pobre, que los seres humanos nos distinguimos de los otros seres vivos en que tenemos razón y conciencia. La importancia de tener razón, de estar dotados de razón y usar la razón razonadamente y usarla con la conciencia. Sin alguno de esos atributos no estamos cumpliendo la función humana y no estamos siendo los seres
distintos a los otros seres vivos. No, ora questo finale che lui proponeva, dice Pilare, è troppo drammatico e quindi non va bene fermarsi su questo. José Saramago era un narratore, un creatore, un saggista, scriveva le storie che conosciamo. Aveva quest'urgenza di commentare, di cogliere pienamente quello che lui chiamava l'importanza dell'etica della responsabilità. Diceva, in molte occasioni l'ha detto, l'ha anche scritto, valiamo molto più di quanto crediamo e possiamo molto più di quanto immaginiamo. Quindi se volessimo riassumere la sua opera in un'espressione breve potremmo dire l'etica della responsabilità. Per lui i lettori erano importantissimi, pur non avendo nessuna particolare né religiosità né spiritualità. Lui diceva che il mandato umano che lui aveva era proprio questo, cioè dire dei suoi lettori o comunque di qualunque persona: lui è come me e anche lui ha il diritto di dire io. Per questo forse ha ascoltato così tanto le risposte, così tanto anche le domande che gli sono state rivolti. Per questo nei suoi libri, nella sua opera tutta, ci sono così tanti progetti, iniziative, tendenze. Lui è come me, ha diritto anche lui di dire io. E diceva anche che gli esseri umani si distinguono dagli altri esseri viventi perché hanno la ragione e la coscienza. L'importanza quindi di utilizzare bene il fatto di essere dotati di ragione sta nel fatto di utilizzarla insieme alla coscienza, altrimenti non ci distinguiamo dagli altri esseri viventi. No podía terminar sin agradecerle a Silvio esta presentación, por supuesto la traducción, pero contarles también que yo tenía cierta paura cuando vine aquí a enfrentarme. ¿Saben qué me curó? Él me ha dado este libro que es de su autoría y que tiene un poco que ver con lo que aquí hemos hablado. Yo, oh paura, y eso me ha curado. He llegado aquí muchísimo más tranquila, luego he visto las caras de ustedes y he dicho, estamos entre amigos, no hay ningún problema. Así que, muchas gracias. E per concludere vorrei ringraziare Silvio che ha fatto questa bella presentazione, anche la traduzione, e vi posso confessare che sono arrivata qui con un certo timore, ero un po' preoccupata, insomma, perché questa nuova iniziativa mi metteva paura. E poi ho ricevuto questo libro che lui mi ha dato, che si intitola Io ho paura, e questo libro mi ha curato. Poi ho visto i vostri visi, tutti così simpatici, accoglienti, ho pensato non ci sono problemi, siamo tra amici.